Oltre 2.000 guariti più di ieri, ma si registrano 433 vittime, di cui 163 in Lombardia, dove salgono i contagi. Grazie al TG3, siamo ancora nella fase 1, serve la massima cautela. Residenze per anziani, scontro tra Lombardia e Lazio, Fontana ci attaccano. Dalla maggioranza, Crimi, 5 Stelle, stop, scarica a barile, si valuti il commissariamento della regione. Risposta alla quarantena, Saviano in Campania dopo il funerale con centinaia in strada. Nel Lazio, dove domani si avvierà la prima RSA Covid pubblica, in isolamento campagnano. Papa Francesco, è tempo di rimuovere le disuguaglianze e risanare le ingiustizie con la solidarietà. L'egoismo indifferente è il virus peggiore, non bisogna dimenticare chi resta indietro. Trump alla Cina, conseguenze se ha provocato l'epidemia. In Europa oltre 100.000 morti. La storia di una ragazza italiana tornata gratuitamente in taxi dalla Spagna. Femminicidio nell'Interland milanese, lei voleva interrompere la relazione, lui l'ha uccisa. La vittima lo ospitava a casa per il contenimento del virus, ma nessuno dei due era positivo. Buonasera dal TG3. Dunque, ormai la conferenza stampa della Protezione Civile è diventata bisettimanale.